Angelo Trotta, abbiamo sentito di lunghe tempistiche di lavoro, anche fino a 5 o 6 mesi per programmare un evento di questa portata, di portata nazionale. Quali sono gli aspetti salienti? Abbiamo sentito soprattutto la sicurezza, ma non solo la sicurezza. Sì, chiaramente ci vuole moltissimo tempo perché ci sono un sacco di pratiche burocratiche da seguire e da portare a termine. E poi l'impegno è molto grande perché il numero dei partecipanti è elevato e le gare si svolgono su tre campi, quindi praticamente si triplica tutto il problema sia di preparazione dei campi, sia di avere a disposizione il materiale necessario. E punti salienti di questo tipo di gara è che la partecipazione è una partecipazione proprio diciamo di passione da parte di tantissimi arcieri. Abbiamo la fortuna di essere in un paese bellissimo che si presta molto a questo tipo di manifestazioni. E anche tutto il contorno è molto importante perché voglio ricordare appunto che le manifestazioni di apertura e chiusura si terranno fino al Borgo, sappiamo tutti che è uno dei borghi più belli d'Italia, nei Chiostri di Santa Caterina, che è una specie di diamante inserito in questo bellissimo paese. Quindi tutto l'insieme, assieme, come ricordava anche il Presidente, all'ospitalità. Io ricordo soltanto una cosa per concludere, che l'ultimo campionato che abbiamo fatto sul giornale specializzato è uscito l'articolo con un titolo Campionato Italiano Bob Hunter, dove l'ospitalità è di casa.